tre sono le parole chiave per riassumere un progetto importante che ha visto la valorizzazione delle eccellenze casearie del territorio: qualità, sistema e comunicazione. Si tratta della prima edizione di Ciak & Cheese, un progetto a cura del Consorzio Tutela Casciotto d'Urbino DOP, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che promuove e valorizza i formaggi DOP, che rappresentano una componente fondamentale della produzione lattiero-casearia del nostro paese. Protagoniste delle video ricette che gli studenti hanno realizzato e illustrato i giurati presenti, l'eccellenza prodotta esclusivamente nella provincia pesarese secondo tecniche rigorosamente certificate, ovvero la casciotta DOP di Urbino e il formaggio di Fossa DOP. A capo della giuria che ha decretato i vincitori dell'iniziativa, Gianluigi Draghi, presidente del consorzio Casciotta DOP, che ha sottolineato come il concorso sia un'occasione per esplorare il mondo dei formaggi in modo totalmente nuovo, relazionandosi con i futuri operatori del settore turistico alberghiero, i giovani. Questa giornata è la conclusione di un progetto di valorizzazione di queste due eccellenze DOP della Romagna e delle Marche, e abbiamo scelto gli istituti alberghieri della provincia di Rimini e di Ravenna per stimolare gli studenti ad elaborare piatti utilizzando questi due prodotti, questa materia prima certificata di qualità. Vincitori della prima edizione del concorso, l'Istituto Tonino Guerra di Nova Feltria, con il suo piatto sfera di cioccolato con crema di casciotta d'Urbino DOP e cialda di formaggio di Fossa di Sogliano DOP. Il cibo, la cultura e l'arte vanno di pari passo, per cui la casciotta d'Urbino ha una storia di 500 anni, nasce nel territorio della provincia di Pesaro Urbino utilizzando come testimonial Michelangelo Buonarroti, mentre dipingeva la Cappella Sistina mangiava la casciotta d'Urbino. Formaggio di Fossa ugualmente è un prodotto che nasce sempre in quegli anni a cavallo tra la Romagna e le Marche, e i contadini, per difendersi dalle razzie che avvenivano in quei tempi, lo nascondevano sottoterra, scoprendo poi un prodotto completamente nuovo, buono, con una grande conservabilità e dei grandi profumi. La scuola vincitrice ha ricevuto in premio una targa di partecipazione insieme ai prodotti DOP.